Questa è la storia del dominio spagnolo nei Caraibi, quando l'infamia era al potere e il solo credo politico era amore, oro e avventura. Signorita, sta coplacchia. È mezzanotte e tutto va bene. La notte è chiara e il vento è calato. La figlia del comandante si è ammalata ed è stata ricoverata. È mezzanotte e la gente di Guadela vorrebbe trascorrere una notte in pace. Dio sia ringraziato in cielo, perché è mezzanotte e tutto va bene. È mezzanotte e tutto va bene. Allarme! Allarme! Un assalto di pirati! Facile, ma povero. Vedrete, andrà meglio a Maracaibo. Perché ti agiti, ragazza? Bevi questo. No? È stato un bel assalto, Jimmy Boy. Già, proprio così. Si può sapere che cosa ti preoccupa? Sto pensando ad una cosa. Sputa l'osso. Mi impiccheranno il capitano Morgan in questi giorni. Andrà al patibolo a Londra. Ecco a cosa pensavo. Chi si lascia prendere ed impiccare non è uomo degno di un nostro brindisi. Al capitano Morgan io brindo. Impiccato o libero è sempre il migliore di tutti noi. L'ho visto prima io. No, è mio. No, fermo. Lascialo a me. Lascialo a te. Non toccare. Fermo. Aspetta. Devo brindare a questa occasione, capitano Waring. Non sempre abbiamo l'onore di un ospite così distinto e valoroso. Voi avete un magnifico curriculum. Secondo al fianco di Harry Morgan nell'assalto a Panama. Nei saccheggi di Maracaibo, Puerto Vecchio, Trujillo.
Un miserabile e impegnatissimo assassino abbiamo qui davanti a noi. Ma non si fa menzione di voi nell'attacco a Granada. Ero anche lì ad uccidere spagnoli. Il cane inglese abbaia ancora. La tua memoria sta migliorando. Ti ricordi per caso dov'è il capitano Morgan adesso? Perfettamente. Dov'è? In Inghilterra. Tu menti. Perché se fosse in Inghilterra come dovrebbe, starebbe pendendo da una forca con il resto di voi, feccia del mare. Ma mi è stato riferito dai nostri ambasciatori che Morgan è scappato. Questa notizia mi rallegra, Don Miguel. Oh, e vedrai che anche questa ti potrà rallegrare. Un quarto di giro. Allora, dove incontrerai Morgan? Sull'altra faccia della luna. Dove si trova la sua nave? Sta veleggiando attraverso i vostri baffi, Don Miguel. Un giro completo! Allora parla, maledetto diavolo, prima che ti spacchi il quattro! Che succede? Qualche diavolo è venuto a trovarmi. Alto, la squerta se stanno amenazadas! Soldado, sono pronto, tomando solo armas! Fermala! Non ti muovere, pallone gonfiato! Tommy Blue! Sì, il benvenuto a Corrientes! Arrivo subito, capitano Jamie! Questa non ti serve più. Ringrazia che sono generoso quest'oggi. E muoviti! Non siete molto numerosi, eh? È tutto qui il vostro glorioso regno! Disarmateli prima che si facciano male! Ero entrato nel porto per prendere un barile d'acqua e ho chiesto a un tizio: come sta il mio vecchio amico Don Miguel? Bene, dice lui, il nobile spagnolo si diverte con della gente. Chi, dico io? Beh, tra i suoi ospiti, dice lui, Jamie Waring. Bene, dico io, è una festa a cui non posso mancare e così eccomi qua. Ti ringrazierò più tardi, ma dimmi, Tommy, chi c'è con te? Quanti velieri avete? Oh, due piccolissimi, Jamie. Il secondo sta entrando ora. Lascia che ti dia le buone notizie. Me le darai dopo. Dammi quella bottiglia di vino. Eh? Sbrigati. Oh, subito. Non c'è niente di meglio della tortura per far venire un po' di sete. Hai bisogno di un po' di riposo, Jenny? No. Non esagerare, Tommy. C'è del lavoro da fare. Un lavoro piacevole. Non preoccuparti, funziono meglio da ubriaco che da sobrio. Vi piacevo come cane che abbaia, Don Miguel. Adesso il cane morderà. Ma io sono disarmato. Per vostra fortuna, se aveste una spada sareste già secco. Più rigido della coda del diavolo. Forza, pallone gonfiato. Muoviti. Ti assicuro che ti divertirà. Ma signore... Maldissimo. Che volete farmi? Voglio ricambiarvi l'ospitalità, Don Miguel. Avanti, legatelo. Oh, no. Vi prego, no. Non potete farmi questo! Non potete torturarmi! Non potete torturare un gentiluomo! Sarete impiccati per questo! Sarete impiccati tutti quanti! Quando verrà a saperlo il governatore inglese! Lasciatevi stare! Lasciatevi stare! Lord Abbey! Lord Abbey! Ha una bella voce, non è vero? Il vostro abbaiare, Don Miguel, è più forte del mio. Girate la ruota, ragazzi! Come dicono i poeti, un buon giro ne merita un altro. Basta così! Ladri schifosi, liberate quell'uomo. Ve lo ordino nel nome di Re Carlo. E chi sareste voi, coniglio muggente? Sono Lord Danby, governatore della Giamaica. Lord Danby? Siete il gentiluomo che ha portato il capitano Morgan in giudizio. Felice di conoscervi. Vi farò pendere dalla forca tutti quanti. Vi voglio sul patibolo accanto a lui. Sto scoppiando dalla ridere. Fuori da qui, zotici traditori. Traditori? Vigliacco, appoggi gli spagnoli e fai impiccare i tuoi connazionali. Mettete giù le vostre armi. Inghilterra e Spagna sono in pace, hanno firmato un trattato. E dove l'hanno firmato? Su quella tortura? Ecco chi fabbrica le corde per le vostre gole, il boia inglese della Giamaica. Ma certo, la corda va su. Jamie, dammi una corda, qualcuno mi dia una corda. No, no, Tommy, niente corda.
Lascia che lo impicchi, Jack. No, la corda è per i gentiluomini che hanno coraggio. I sotterranei sono il posto per questo traditore. Rinchiudetelo con i suoi amici spagnoli. Vi farò impiccare! Portatelo via! Incatenatelo! E che muoia nella muffa spagnola! Feccia del mare! Vi ordino, in nome di Sua Altezza Reale! Avete finito di comandare, signor! Lasciatemi! Lasciatemi! Sto scoppiando dalle risate, Jamie! Butta quella bottiglia, Tommy, e pensiamo al bottino. Questo è un castello pieno di roba preziosa. Ubriacone, prendi! Puoi farti un bel paio di mutandoni. Due velieri, hai detto, eh? Possiamo riempirli con i tesori di questo castello e partire per Maracaibo. Distruggiamolo e lasciamolo come un teschio di cavallo in mezzo al deserto. Guardatelo. È terrorizzato. Infastidito dalla nostra presenza. Chiudete gli occhi, Don Miguel. Padre! Il diavolo vi sta aspettando. Padre! Dov'è mio padre? Se cercate un gentiluomo, eccomi a voi. Dov'è? State lontano, sparo. Sono la figlia di Lord Henry. Oh, questo è un colpo di fortuna. Lady Margaret, eh? Chi siete? Un topo di mare. La feccia dell'oceano al servizio di Sua Maestà il Re, che uccide spagnoli per far posto ai grassi signori inglesi e alle loro perfide figlie. Warring è il mio nome. Ma chi mi ama mi chiama Jamie Boy. Non ho paura di voi, pendaglio da forca. Pendaglio da forca? Una bella frase, milady. Certo, ho visto gente come voi pendere al vento con i colli tirati come aironi in volo. E penderete anche voi così. Dov'è mio padre? Ditemelo, sparo! Vostro padre sta ornando un muro dei sotterranei, ma non penserete più a lui non appena comincerete a chiamarmi Jamie Boy. No! No! Lasciatemi stare, Bruto! Io assaggio sempre una bottiglia prima di comprarla. Dammi un sorso, per vedere se vale la pena prenderti. Gualdrina, come osi mordermi? Mi venga un colpo, sei un fantasma. Salve, Jamie Boy. Capitano Morgan. Non startene lì a bocca aperta come un baccalà. Henry! Corpo di mille balene. Allora non ti hanno impiccato. Non ci sono riusciti. Sei scappato. Oh, un perdono del re. E non solo. Sto svenendo come una femminuccia. Te l'ho detto che avevo notizie per te. Sì, ci sono un sacco di novità, ragazzo mio. Infilati la camicia. Non sei decente per un gentiluomo inglese. E adesso cerchiamo il mio grande ammiratore, il cosiddetto governatore della Giamaica. E se questa poverina è sua figlia, portateli i sali. E tu, Tommy Blue, di ai miei vecchi capitani che ci vediamo stasera al Pork Star. Sì, signore. Jamie Boy, ho tante cose da raccontarti. Silenzio! Siti, ascoltate. Se c'è qualcuno che ha obiezioni da fare, si alzi pure che gli spacco la testa. Io dico che il capitano Morgan è una spia del re. Ha comprato la sua vita offrendo i suoi vecchi amici appesi ad una forca. Per me Morgan è uno schifoso vigliacco. Aspettate, capitano Ricci, dobbiamo sentire cosa dice Morgan. Stai dicendo che sono un bugiardo? No. Sto dicendo che dobbiamo sentire Morgan. Nessuno può dire che sono un bugiardo. Oh. Allora, qualcun altro vuole che gli rompa la testa? Io dico che il capitano Morgan è un bastardo che fa il doppio gioco al servizio del re. E io dico che il capitano Leach è una scimmia chiacchierona che può stare solo in mezzo ai babbuini. Ah, signori miei, il capitano Leach è suscettibile. Morgan manda avanti i suoi servi. Lascialo stare, Jamie. Hai bevuto troppo per farti giustizia. Un po' di spazio, per favore. Ho sempre avuto voglia di tagliarti quella lingua. Jamie, smettetela!
Fermatevi, marinai, o sarò costretto a rovinarvi tutti e due. Benvenuto, capitano Morgan. Sedetevi tutti e due. Tu qui, capitano Leach. E tu qui, capitano Warren. Birra per tutti, Barney, e falla scorrere finché tutti saranno annegati. Miei signori, sono contento di vedervi tutti ancora vivi e vegeti. Eravate tutti miei capitani una volta, e vi ho riuniti qui per sapere se volete ancora seguirmi. E dove? Sulla forca per 100 guinee a testa? La tua testa, capitano Leach, anche se fosse riempita d'oro invece di brodaglia, non varrebbe mezza guinea. Miei signori, sono venuto dall'Inghilterra con un'offerta di Sua Maestà Re Carlo. Il perdono del re è un centinaio di acri per tutti coloro che vorranno stabilirsi a terra o usare la propria nave per commerci pacifici. Ci sbatteranno in galera quando faremo tacere i nostri cannoni. Sì, è un trucco. E chi ci darebbe questi 100 acri di terra? Il nuovo governatore della Giamaica. Il nuovo governatore? E chi è il nuovo governatore? Harry Morgan. Sir Harry Morgan. Cavaliere di Sua Maestà, assegnato all'isola di Giamaica per il suo governo. L'ho detto prima e lo ripeto ora. È una spia di Sua Maestà. No, capitano Leach. Il braccio destro di Sua Maestà nei Caraibi, per difendere l'ordine. Miei signori, l'Inghilterra ha firmato la pace con la Spagna. La lunga guerra è finita. È un trucco. La Spagna vuole un po' di tregua dai nostri attacchi, così può riorganizzare le sue forze qui. Calmati, Jamie. Continuo a dire che questo... Sta seduto! Sì, porteranno armi e velieri, se noi gli daremo tregua. Calmatevi, teste di legno! Le ciurme corsare sono superate, roba d'altri tempi. Ora devono fare strada al progresso e alla crescita di colonie che rispettano la legge. L'Inghilterra vuole la pace per costruire il suo impero. Vuoi unirti a me per questo, fratello Leach? Ho navigato nell'arcipelago sempre con te, Morgan, ma se strisci sotto la bandiera di Re Carlo, navigherò senza di te. Chi viene a Maracaibo? C'è molto oro a Maracaibo. Come governatore della Giamaica faccio questa dichiarazione. Farò colare a picco ogni pirata e ogni veliero corsaro sul fondo dei Caraibi. A chi decide di non unirsi a me, do un mese per sparire dalle acque inglesi. La mia nave, il Cigno Nero, non abbasserà le sue vele per una lurida spia. Questa è la mia risposta, capitano Morgan. E se qualcuno di voi ha ancora fegato e sangue nelle vene, lo porterò con me a Maracaibo. Chi viene con me? Io! E anch'io! Jamie Waring, andiamo, Jamie Boy. Lui è il re, ma noi abbiamo il vento dalla nostra parte. E tu il bottino di un capitano a Maracaibo. Sto giù, pazzo ubriacone. Sei sempre il mio secondo. Ehi, Barney! Birra per il capitano Waring. Subito, signore. Signori, al capitano Waring, il leale braccio destro del governatore. Andiamo, Jamie. Tu non sei fatto per succhiarti il pollice al servizio del re. Ti daremo un nuovo veliero. Ah, Jamie! Che il suo collo non diventi più lungo. Residenza del governatore, Port Royal, Giamaica. Non mi sembra di vedere un'accoglienza entusiastica, Henry. Immaginavo di trovare ostilità e disprezzo. Comunque stavolta troviamo la porta aperta. Da chi volete essere ricevuti? Siamo attesi da Lord Denby. Sua signoria è occupato, signore. Tra poco non lo sarà più. Mr. Ingram, questi signori vogliono parlare con sua signoria. Signori? Sono Sir Harry Morgan. Il vostro aspetto lo conferma. Eccellenza, ci sono dei signori con le scarpe infangate. Ho portato via tutta la mia roba. La residenza è a vostra disposizione per saccheggiarla o bruciarla. Posso comprendere il vostro imbarazzo, milord. Non è piacevole vedere un uomo che volevate impiccare come vostro superiore. Ma per il bene dell'impero serviamo tutti e due. E sono pronto a dimenticare il vostro odio per me. La cerimonia che vi renderà ufficialmente governatore avrà luogo al più presto. Adempirò ad ogni dovere che spetta a me, essendo un ufficiale della corona. Ma la mia vita è solo mia, signore, e non intendo associarmi con dei furfanti. Bene, Sir Harry. Dobbiamo trafiggerlo, appenderlo al pennone o cominciare a ballare il minuetto. Essere governatore ci costringe purtroppo a qualche sacrificio. C'è sempre Maracaibo.
Andate nei vostri alloggi, tutti e due. Ma quali alloggi? Che ne so io, scegliete la stanza che volete. No, no! Questa è mia. L'ho vista prima io. Oh, no, signore, no, signore, non uccidetemi. Non uccidetemi, vado via, vado via. Raccoglilo. Sì, padrone. Raccoglilo subito. Sì, signore. Oh, voi siete di quei pirati, vero? Non è così? Beh, cosa hai da dire? Oh, sì, signore. Niente, signore. Che ci fai qui? Oh, niente, signore. Sto andando via, vado via subito. Rubavi, eh? Oh, no, signore. Stavo solo cercando un medaglione che apparteneva a Miss Margaret. Ah, qui... così è di Lady Margaret in questa stanza. Sì, signore. Com'è il letto? Abbastanza morbido per me? Sì, signore. Sì, signore. Decimo, con la presente confermiamo e garantiamo a Sir Henry Morgan pieni poteri e autorità per arruolare, armare, comandare e utilizzare tutti gli uomini che ritiene necessari, residenti nella nostra colonia di Giamaica. Farli marciare da un posto all'altro, imbarcarli per resistere ed opporsi a tutti i nostri nemici, pirati e ribelli sia di terra che di mare. Dalla nostra corte di Whitehall, il sesto giorno di novembre 1674, nel 26esimo anno del nostro regno. Dio salvi il re. Dio salvi il re! Noi, regolarmente eletti all'assemblea da tutte le persone della Giamaica, rinnoviamo la nostra promessa di fedeltà a sua graziosissima maestà, re Carlo II, attraverso la persona del suo rappresentante, sua eccellenza il governatore della Giamaica, Sir Henry Morgan. Dio onnipotente ed eterno creatore e governatore di tutto il mondo, da cui tutti i re ottengono il potere e grazie alla cui provvidenza sono generosamente protetti dai molti e terribili pericoli in cui la cattiveria di Satana e dei suoi servitori cercano di intrappolarli. Rendiamo grazie all'Altissimo umilmente e sinceramente, perché ha trasferito la sua infinita pietà e bontà in Gesù Cristo, meraviglioso esempio che tutti noi dobbiamo seguire. È stata la più lunga e stupida cerimonia della mia vita. Non vi biasimo per essere andata via. Abbassate le vostre pistole, Lady Margaret. Sfortunatamente non ho alcuna pistola con me. I vostri occhi. Ho guardato dentro canne di pistole meno minacciose. Sparite dalla mia strada! Vi prego, fatemi un favore. Non fatemi arrabbiare. Io... sto facendo del mio meglio per essere un gentiluomo. Un gentiluomo? Beh, forse non proprio. Intendevo dire che il mio nuovo carattere mi trattiene dall'afferrare una donna, stringerla e sottometterla. E come vedete, vi tratto con gentilezza. E con regali. Tenete. Dove l'avete preso? Era nel vostro letto. Avete preso il mio letto? Sì. E ci sto meravigliosamente. E non passa notte che io non vi trovi un nuovo e affascinante ricordo di voi. Una calza, una giarrettiera, un merletto. A Tortuga, quando una donna dà uno schiaffo ad un uomo, significa che vuole essere afferrata, essere sottomessa e soffocata di baci. Ma capisco che in Giamaica... un gentiluomo deve rifiutare certe proposte. Lasciatemi passare! Siete troppo agitata per apparire in pubblico. Datemi il braccio. Un giretto in giardino vi calmerà e io vi prometto di non baciarvi a meno che non lo chiediate con gentilezza. Roger! Roger! Ah, è lui l'idiota. Ho tolto la sua faccia dal vostro medaglione. Cara, ti ho cercato dappertutto. Portami a casa, per favore. Quel tipo per caso ti ha insultato? Sì. L'eroe alla riscossa.
Bisogna che a voi la Cassie dia una lezione. No, ho giurato da gentiluomo che non ucciderò conigli domestici. Questa me la pagherai. Lascia stare quel codardo, Roger. Non voglio fare un eroe di lui, lo trafiggerò come un ladruncolo. Giuramento o non giuramento, devi imparare a non offendere i tuoi superiori, Ingram. Adesso ditemi cosa diavolo ci trovate in questo imbecille. Oh, caro, sei ferito, mi dispiace, è stata tutta colpa mia. Se ne siete davvero innamorata, siete troppo pazza per un uomo come me. Spaccone senza cuore. Che ne sapete degli uomini, delle donne o degli esseri umani? Quello che sapete fare è sparare, uccidere e aggredire le donne. Con la bestialità che vi si scatena ogni volta che vedete qualcosa di bello. Sappiate una cosa, dovrete scegliere tra me e lui. E molto presto anche. Qua, bellezza mia. Provare per credere. È stato costruito per una regina e resterà completamente intatto se noi ci dormiamo con i gatti di traverso. Fuori. Porta quella balena fuori da qui. Oh, cerca di calmarti, Jamie Boy. Le ho promesso che poteva passare la notte nel letto della figlia del governatore. Tornate nel vostro porcile tutti e due. Non avrei mai pensato di vedere Jamie Warren che fa lo snob. Fuori. Perché, Jamie? Hai un cuore di pietra! Jamie, apri questa porta! Non la senti, Jamie? Sta piangendo come una bambina! Padrone, poggiate la testa qui sopra. Cos'è? Un cuscino, signore. Il cuscino personale di Lady Margaret dormiva sempre con questo. Allora portalo via e brucialo. Sì, padrone. Un momento. Lascialo qui. Puoi andare? Sì, padrone. Sogni d'oro, padrone. Buongiorno, milady. Voi state violando la mia residenza. Mi sono messo in testa di fare quattro chiacchiere con voi questa mattina. Vi siete fatta male? Perché avete fatto cadere il cavallo su di voi invece di cadere voi sul cavallo? Sarebbe stata la cosa più sensata. Mettetemi giù! Ah, buongiorno. Siete dimagrita da quando vi ho conosciuta. Mettetemi giù! Non ce la fate. Perché non dovrei farcela? Calma, mettetemi vi sta giù. A prevenire una convulsione. Questa piccola radura mi sembra l'ideale. Ecco. Oh. Avete visto? Siete affondata da prua a poppa. Sarà meglio mettervi a poppa. Cosa? Vi consiglio di distendervi qui sull'erba. Ecco, così. Andate via ora. Ah, sciocchezze. Se gli occhi sono pieni di sangue vuol dire che la testa è rotta. No, sono limpidi.
e brillano più del solito. Vi proibisco di toccarmi. Amica mia, io sono un esperto di teste rotte. Ne ho viste a migliaia. Non esiste medico migliore di me in Giamaica. Ah, avete una bella testa dura. Non si romperebbe neanche con una spada. Diamo un'occhiata alla caviglia. Cercate il mio cavallo! Nessun gentiluomo lascerebbe una signora in un momento simile. Distendetevi e comportatevi bene. E questa lezione vi serva per essere più socievole in futuro. Niente ossa rotte. C'è una distorsione. Vi fa male qui? No, andate a prendermi un po' d'acqua, mi sento svenire. C'è una distorsione al ginocchio, devo guardare bene. No, andate a prendermi dell'acqua, per favore. Questo prova quello che ho sempre detto. Il posto di una donna non è su un cavallo. Ragazza mia, vi consiglio di restare così finché non vi riprenderete. Dove state andando? A godermi la vostra società. Siete più gentile di quanto pensassi. In realtà mi date l'idea, io vi immagino con una madre da qualche parte, una bella e dolce vecchia. No, è morta quando ero bambino. Forse una sorella? No, nessun parente. Oh, mi dispiace sentire questo. È per questo motivo che voi andate per mare? Vi piacerebbe sapere di me? Oh, sì, mi piacerebbe. Beh, è come una favola. Non ci pensavo da molto tempo. Ma mi piacerebbe raccontarvela. Avevo 14 anni, vivevo da solo a Londra quando l'odore del mare mi attirò. Lavoravo come apprendista in un vecchio ufficio di avvocati. Siete sicura che non vi annoio? Oh, no, niente affatto. Quando... Vi do la mia parola, capitano Leach. Vi informerò su ogni nave porta tesori inglese che salperà e sul porto in cui si dirigerà. È una bella offerta, Mr. Ingram. La più bella e seria offerta che abbia mai avuto, se non state tendendomi una trappola. Giudicate voi. Il Prince Consort è atteso a Port Royal fra 3 giorni e trasporta oro inglese. Si fermerà prima a Port Lobos per sbarcare i passeggeri. Il Prince Consort, eh? Con quanti fucili? 40. Nessuna scorta? Nessuna. Noi abbiamo 2 navi e 100 di fucili. Possiamo affondarla. Che cosa chiedete come contropartita per queste notizie? La parte di un capitano. La consegnerete al signor Fenner. Quando la riceverò, lui ritornerà con altre informazioni. Informazioni sicure. Vi rimanderò Fenner entro una settimana a carico d'oro. Ma sia chiara una cosa, Mr. Ingram. Sarete morto se mi ingannate e ricco in caso contrario. Proprio il Prince Consort. Apriamo il fuoco e prepariamoci all'arrembaggio.
Ci aspettavano sottovento al largo di Port Lobos. Erano due velieri. Il cigno nero ci attaccò per primo. Abbiamo combattuto finché non ci hanno distrutto. Abbiamo avuto circa 130 morti, di cui 15 erano donne. Ci hanno preso l'oro e tutte le casse. Signori, è il crimine più sporco mai commesso. Non c'è solo omicidio, ma anche tradimento. Continuate, capitano Blaine. Ci sono altri che potrebbero continuare, eccellenza. E chi sono questi altri, milord? Gli amici del pirata Leech, che gli hanno fornito le notizie su dove assaltare il Prince Consort. Signori, onorevoli membri del governo, Leech ha parecchi amici in Giamaica. Amici in alte sfere. E sono tutti qua. Morgan, Warren, Graham, Blue, tutto il loro gruppo. Chi altro intende accusare me e i miei capitani di essere traditori della corona? Io. Milord e gentiluomini, finché Morgan siederà come governatore, le navi inglesi saranno preda dei suoi amici pirati. Chiedo il voto per incriminarli. Mi assolto, anch'io, anch'io. In questo modo non allontanerete i pirati dal mare. Bisogna attaccarli e affondarli. Milord e gentiluomini, abbiamo velieri, coraggiosi capitani ed equipaggi. Che ne pensate, amici miei? Siete pronti ad uccidere in nome della legge per il re e per la patria? È meglio che niente. Partirete domani con tre velieri. Capitano Waring. Sì, signore. Prenderai il Revenge e comanderai la spedizione. Capitano Graham. Sì, signore. Tu prenderai il Reckless. Capitano Higgs. Agli ordini. Prenderai il Lady Bess. Non ho più navi per te, Tommy Blue. Agli ordini. Sarò il secondo di Jamie. Bene. E ora, amici miei, volete dare un'occhiata nella sfera di cristallo e dire a questi signori dove si sta nascondendo il nostro amico Leech? Riesco a vederlo chiaramente come il vostro naso, Sir Henry. Tortuga. Esattamente. E secondo te, Graham? Si trova a Tortuga. Bene, siamo d'accordo. Si ritirava lì ogni volta che risplendeva d'oro. Lo vedo chiaramente, con la testa ficcata in un barile di birra e alla ricerca di donne. Bloccatelo nel porto di Tortuga. Mandatelo a picco e cancellate Leech la bandiera nera dai nostri mari. Dite a questi gentiluomini che possono stare tranquilli sulle loro sedie imbottite, Sir Henry. Vi porterò una collana fatta con i denti di Leech. Vi promisi quando mi insediai che avrei ripulito i Caraibi. E manterrò la promessa. E se fallissi, allora potrete votare. Andate sulle navi e issate le vele. Agli ordini! Milord e gentiluomini, la seduta è sciolta. Ti ho fatto cercare due ore fa. Sono venuto appena l'ho saputo. Salperanno per Tortuga stanotte, con tre navi. Puoi precederli? Certo. Posso prendere il largo fra un'ora. Di a Leech di uscire da Tortuga e di attendere il porta tesori reale a St. Thomas. Salperà per l'Inghilterra fra pochi giorni. Di a Leech che so quanto trasporta e che non cerchi di rubare sulla mia parte. Bene, signore. E grazie ancora di tutto. Vai via. Vogliate scusarmi, signore? Mille, dimmi. Perdona il ritardo, Roger. Chi è quel tipo? Ti ha seccato parecchio ultimamente. Spero che non avrai problemi. No, vuole lavoro dal governo. L'ho mandato da Morgan. Sono della stessa razza. Hai fatto spese? No, oh, non c'è niente da comprare in tutta la Giamaica. Ah, Roger, quell'uomo. Può darsi che ti stia seguendo. Sono sicuro di averlo già visto. Ha un'idea molto divertente. Vuol diventare mio valletto. Un valletto con un solo orecchio? Deve essere un po' lunatico. E lo è. Ma non è una cosa strana. Il più famoso valletto di Londra era un lunatico. Oh, Roger, non scherzare. Non scherzo. Il valletto di Lord Londonderry. È un bene che tu non sia andato a Londra. Oh, è un bene che io ci vada. Lady Margaret, ho una triste notizia per te. La proverbiale zia, che non ho mai visto, è proverbialmente andata al riposo eterno e mi ha lasciato un uomo molto ricco. Per questa ragione sei così felice ultimamente? Sì. Certo, non può dolorarmi molto il sapere che possa avere i migliori possedimenti scegliendo qualsiasi posto dell'impero e tutti i più strani vestiti di Londra. E tanta servitù pazza con un solo orecchio. Io vorrei con me qualcuno con due piccolissime orecchie che non mi ascoltano. Un punto e mezzo a dritta, signore.
Un po' a babordo. Sì, signore. Riesce a vedere il porto? Non ancora, signore. Fermo. Tienlo fermo. È fermo, signore. Leach avrà ancorato le navi in un'insenatura. Vele corte finché le altre navi si allineano. Sì, signore. Molla le vele! Molla le vele! Molla le vele! Tortuga, tutta dritta! La polvere è in coperta? Sì, signore. Navighiamo finché li avvistiamo. Virare a babordo e inclinare con bordate mentre entriamo nel porto. Bella idea, Jamie. Profondità 6 con scogli. Profondità 6 con scogli. Tenere pronte le micce per sparare. Tenere pronte le micce per sparare. Tenere pronte le micce per sparare. Sette a dritta. Sette a dritta. Mollare le vele. Mollare le vele. Porto libero. Nessuna nave in vista. Nessuna nave in vista? E dove sono? Se ne sono andati. Thomas! Sì, signore! Segnala ai capitani di gettare l'ancora e raggiungermi a bordo. Ah, Thomas! Scendi a terra e fai un giro per Tortuga. E scopri perché fratello Leach è scappato. Sì, signore! Milord e membri di questa assemblea. Tre settimane fa, il nostro governatore disse che i fatti servono più delle votazioni e promise di liberare i Caraibi dai pirati. E quali sono questi fatti? Come ha mantenuto la sua promessa? Ve lo dirò io! Un'altra nave inglese è stata saccheggiata e colata a picco dalla confraternita con la bandiera nera. Il portatesori reale, con 100 passeggeri per l'Inghilterra e un carico d'oro e d'argento, valutato per 1 milione di sterline, è stato completamente distrutto e affondato. Signori, io chiedo il voto per l'incriminazione. Miei signori, Morgan si è dimostrato incapace di affrontare la minaccia dei suoi vecchi amici pirati. Come ho intuito sin dall'inizio, forse egli li ama troppo per poterli eliminare. Chi appoggia la mozione di Lord Denny? L'appoggio, sono d'accordo per un voto di incriminazione. I vostri fulmini, milords e gentiluomini, sono soltanto chiacchiere inutili. Potete votare solo grazie alla vostra arroganza, ma non riuscirete a incriminarmi. Per essere allontanato da questo posto, pretendo una lettera del re. E prima che possiate avere la lettera del re, io avrò la testa di Leach e la servirò a voi su un piatto con una mela in bocca. I miei capitani riporteranno Leach e i suoi bucanieri a Port Royal e vi prometto questo. Farò impiccare un pirata in ognuna delle vostre camere da letto, sulla vostra testa. Eccola qua la mia risposta, signori damerini. Capitano Warren, sei arrivato al momento giusto. Vieni accanto a me, Jamie Boy. Raccontaci tutto sulla nostra vittoria. Voglio riferirvi solo in privato, Sir Henry. Sono sbarcato mezzo. Non è questo il momento di essere modesti. Fammi un rapporto completo. Quanti traditori sei riuscito a mandare a picco e quanti ne hai portati da impiccare qui a Port Royal? Non abbiamo trovato traditori. Non ne abbiamo presi né uccisi. Sono questi i vostri fatti, Morgan. 3 settimane e nessun pirata catturato. E la vostra flotta veleggia schiamazzando al vento come una fila di occhi in uno stagno. Milord e gentiluomini, la mia è un'accusa di tradimento. Sono d'accordo, tradimento è la parola giusta. Leach è stato avvertito del nostro arrivo. Qualcuno da Port Royal ha mandato un monoalbero a Tortuga. La stessa barca che portò le notizie sul Prince Consort e sul portatesori reale. E così si finisce con gli insulti. Il capitano coraggioso nasconde la sua incapacità dietro accuse contro di noi. Chiedo delle prove per questa folle accusa. Vi porterò le prove in breve tempo. Sono tornato per gli approvvigionamenti. Raggiungerò le mie navi e ripartirò per setacciare i Caraibi finché non troverò Leach. E dove si trovano le sue navi, capitano Waring? Non lo dirò mai in questo luogo. Milord e gentiluomini, incaricatemi di riferire questa faccenda al re. Sono d'accordo. Imbarcherò per l'Inghilterra fra 2 giorni con mia moglie, Lady Margaret. Incaricatemi di sottoporre il caso del pirata Morgan, del pirata Warren e del pirata Leach a sua maestà. E vi riporterò la firma del re che confermerà l'incriminazione. Io propongo di incriminare Morgan. Appoggio la proposta. La proposta di incriminazione è stata fatta ed appoggiata. Si proceda alla votazione. Lord Jonagan! Voto l'incriminazione di Henry Morgan. Mr. Geoffrey Cleave! Ne ho abbastanza! Adesso basta con questa pagliacciata! Dichiaro aggiornata la seduta! Voto l'incriminazione di Henry Morgan, governatore della Giamaica! Mr. Stuart Marshall! Voto per l'incriminazione di Henry Morgan! Vorrei che il mio carattere non fosse cambiato.
Metterei a quell'assemblea una bella pietra al collo. Non puoi andare contro la legge annegando i politici. No, no, sono solo castelli in aria, Jamie. Fra quanto saranno pronte le navi, Thomas? Ci vorranno 3 ore. Potrete partire stanotte? Certo. Bene. Fra 4 giorni a Maracaibo. 5. Perché ci vuole tanto, Jamie? Perché non salpo stanotte. Salperò domani notte. Per quale motivo? Devo fare una cosa. E cosa? Affari personali. Oh, ti sei fatto cuocere da quella sciocca figlia di Danby. Meglio lasciarla perdere. Devo assolutamente parlare. Per farti prendere ancora a schiaffi? No, Jamie Boy. La ragazza si sposa e sarà un bene per te. Io resto a Port Royal stanotte. Stanotte salperai con la tua nave o non sarai più uno dei miei capitani. Se vedrò il Revenge in porto quando la marea cala, salirò io stesso a bordo e tu potrai restare a terra e farti gonfiare la faccia da tutte le femmine che vorrai. Adesso vai, Jamie Boy. Questi sono i miei ordini. Controllerò la tua partenza. E non dimenticare che non è Lady Margaret che voglia con una mela in bocca, ma Leech. Non ti avevo mai visto così prima, Jamie. Perdere completamente la testa per una donna. Se lo vuoi sapere, per me è solo una smorfiosetta. Una vongola a confronto ha più sentimento. Se cerchi di arrivare al suo cuore, sei pazzo. Ah, Jamie Boy, ci sono 1000 ragazze più belle di lei, ognuna pronta a buttarsi nelle tue braccia ad un tuo cenno. Le campane della chiesa. Già. A molta gente piace ascoltarle. Io preferisco le trombe. Io me l'immagino. Chi? Lady Margaret. Domani in chiesa in piedi accanto a quello stupido di Ingram. Ehi, stai sbagliando strada, Jamie. Mi daresti una mano, Tommy? Jamie, basta che tu lo chieda e in terra o in mare sarò con te per qualsiasi impresa. Cosa volete? Non sapevo che eravate anche un misero ladro, Mr. Waring. Ah, continuate ad abbaiarmi. Mi aspettavo di trovare la sposa in tenero atteggiamento e con gli occhi languidi. Immagino che riserviate questo per la cerimonia di domani. Immaginate esattamente. Sarebbe meglio per entrambi se vi odiassi come dovrei. Non sono interessata ai vostri sentimenti, Mr. Waring. Sfortunatamente io ho un tenero sentimento per voi. E la cosa mi dà fastidio, credetemi. Io dubito di questo. Ah, perché perdo tempo con voi, non lo so. Siete la ragazza più arrogante e stupida che abbia mai incontrato. Non so se preferirei vedere pendere da una forca voi o Leech. Andate via e vi assicuro che ricorderò questo vostro tenero complimento. Una donna può fare anche questo ad un uomo. Prima lo porta al punto di strozzarla e poi di volerla sposare. Allora volete sposarmi? Di questo parleremo dopo. Non fatemi chiamare la servitù e ordinare di cacciarvi via. Vi guardo quando mi odiate e i vostri occhi mi dicono non andartene. Io ti appartengo. Fai che io ti appartenga. Impediscimi di sposare quello stupido di Ingram. Voi siete pazzo. No, ho letto giusto nei vostri occhi. Ho conosciuto troppe maghe per non capire cosa c'è dietro il vostro disprezzo. Al diavolo, Shock, vi sto dicendo che vi amo. E mi chiamerete Jamie Boy prima di chiamare marito quella specie d'uomo. Allora, venite con me o no? La vostra presunzione, Mr. Waring, ha sconvolto la vostra mente. Vi avverto, non fatemi arrabbiare. L'ho sempre detto che siete uno sporco, volgare, furfante. Non toccatemi! State calma, vi dico. Ferma, o vi spacco con la testa dura. Conquistarvi è più faticoso di quanto prevedessi. Accidenti, Jamie! Prendi la per i piedi, aiutami a metterla su e sbrigati a partire. Questo è un amore difficile, Jamie. Muoviti, ti dico. State fermi. Via.
Ferma, vi ho detto. Dov'è la coperta del cavallo, Tommy? Ci stai seduto sopra. Non capisco perché vuoi rovinarti per questa donna. Non mi importa più niente di lei, stupido. È una pazzia, Jamie. Ci creerà problemi. Morgan andrà su tutte le furie quando lo saprà. È per Morgan che lo faccio. Terrà Ingram bloccato in Giamaica e lontano dal re. Sarebbe meglio che tu mettessi Ingram in un sacco e lo annegassi. Non trovo conveniente annegare lei. Non voglio annegarla. Non ancora. Pensa a guidare. Patate? No, grazie. Carne? No. Pane e formaggio? Non mangerò insieme a voi. Preferite morire di fame? Sì. Un po' di digiuno non vi farà male. Migliorerà le vostre maniere. Le mie maniere? Ragionate con calma. Vi impedisco di sposare uno che odiate. Questa è un'infamia. Non disturbatemi mentre mangio. Vi metto su una bella nave, vi do una bella cabina e vi chiudo con il catenaccio. Grazie per il catenaccio. Se foste riconoscente, non fareste così. Qualcuno a Port Royal ultimamente ha fatto molto denaro. Cosa volete dire? Qualcuno che odia Morgan e che sta in combutta con Leach, dandogli informazioni in cambio della parte del bottino di un capitano, per quanto mi risulta. La vostra faccia mi dice che conoscete qualcuno che ha avuto una fortuna inaspettata. Chi è quel vostro delizioso padre? No, mio Ingram, padre... Ingram, allora. Perché non rispondete? Voi non cercate, Leach. Cercate soltanto che io creda un'infamia contro un uomo onesto. Non mi avete risposto. Avanti. Che c'è, Thomas? Abbiamo scoperto una falla nel punto di raccolta. Vuoi dare un'occhiata? Una falla? Ma che dici? Abbiamo anche scoperto che manca un anello alla catena dell'ancora. Cosa? No, ho capito. Vengo subito. Bene, signore. Se decidete di mangiare in mia assenza, prometto che non mi offendo. Ce ne sono due, Jamie. È Leach. L'ho capito appena ho visto la cima dell'albero. Il cigno nero. Assieme al falco. Anche loro ci stanno osservando. No, non possiamo farcela con quei due. Ci conviene scappare. Non possiamo sfuggire al cigno nero. Ci ridurranno in frantumi se combattiamo. Non possiamo combattere, abbiamo troppi cannoni contro. Non possiamo combattere, non possiamo scappare. Non ci resta che colare a picco, il che non è pratico. Issa la bandiera nera e fai rotta verso di loro. Ci uniremo a Leach. Cosa? Non puoi fregare Leach con questo trucco da bambini, Jamie. Issa la bandiera nera. È una possibilità minima, ma è l'unica. A quest'ora le nostre navi sono a Maracaibo e ci aspettano. Ci uniremo a Leach e lo porteremo a Maracaibo. Non sarà facile convincerlo, Jamie. Tirare a babordo! Venite, tornate in cabina e restate lì. Perché? Per non vedere quella bandiera e non sapere chi siete? Sono il capitano e dovete seguire i miei ordini. Quello è Leach con i suoi tagliagole. Non possiamo combattere né scappare. Il solo modo di uscirne vivi è far credere a Leach che abbiamo lasciato Morgan. È esattamente quello che pensavo. Ingram ha ragione, voi siete d'accordo con Leach. Avete proprio una testa. Dentro e pensate quello che volete. Sali a bordo, capitano. Sali a bordo. Sii il benvenuto. Finalmente ti abbiamo trovato. Non cercare di farmi scherzi, capitano Warren. Siete sotto tiro e posso affondarvi con un solo cenno. Sei uno stupido. C'è qualcosa qui che ti fa pensare che vogliamo ingaggiare battaglia? Se sei furbo, smettila di borbottare e sali a bordo.
D'accordo. Intanto spiegami una cosa. Perché hai cambiato idea? Per unirmi a te. Sei ancora interessato a Maracaibo? Oh, e suppongo che anche le altre navi mi danno la caccia per unirsi a me. Non ho mai conosciuto un uomo così sospettoso. Qual è la tua risposta? La mia risposta è che vogliono la tua testa. Io non la voglio. Io voglio l'oro. L'avresti lasciato Morgan? Da come la vedo io, Morgan ha lasciato me, mettendosi insieme a quei damerini. Non ho intenzione di marcire dietro al governatore con una penna d'oca infilata nell'orecchio. Ho resistito finché ho potuto, ma Morgan o non Morgan, io sono qui. Voi mentite, Waring. Ero all'assemblea ieri e avete detto che sareste salpato per catturare noi. Trai conclusioni sempre in fretta. Certo, ma sono sempre giuste. Tu sei uno che ragiona, capitano. Che altro potevo dire all'assemblea? Io non ho alcuna voglia di pendere da una forca. Basta con queste chiacchiere, facciamo i patti. Qualcosa non quadra, Warren. Se hai mollato Morgan e le altre navi per unirti a me, dimmi perché ti sei diretto subito a Port Royal. Allora, sputa fuori tutto, perché? Per prendere mia moglie. Ah, ecco la mia colomba. Questi gentiluomini dubitano che a bordo con me ci sia mia moglie. Vieni, dolcezza mia, vuoi farti vedere da loro? Mia cara, ti presento il capitano Leach, la signora Warren, figlia dell'ex governatore della Giamaica, Lord Denby. Come vedi, non sarei ben voluto tornando a Port Royal. Capitano Warren, sì, mia cara, cosa c'è? Sono felice di conoscervi, signore. Le mie scuse, capitano. Sarei andato io stesso a Port Royal per prendermi una bella signora di questo calibro. Allora dimentichiamo i malintesi. Uniamo le forze per profitto e andiamo per la nostra strada. Certo, concludiamo i nostri accordi. E per essere sicuro che la tua nave seguirà la nostra rotta, tu e la tua signora navigherete con me sul Cigno Nero. Il viaggio sarà più allegro. Mi sembra giusto. Ma non me la sento di portare mia moglie, che è una dolce creatura, come vede, in mezzo a quella ciurmaglia che hai a bordo. Signora, sarete trattata come una regina. Io vi prometto che taglierò la gola al primo cane che si permetterà di farvi arrossire. Non puoi pretendere di più, capitano. Allora, sei d'accordo oppure no? D'accordo. Tommy Blue! Sì, signore? Prendi il comando e assicura il capitano Leach che sei un uomo onesto e che quindi navigherai sempre accanto al Cigno Nero. Lo giuro, capitano. Mentre tutti gli altri ufficiali avranno una parte. Numero 8. Tutti i capitani avranno il diritto di stabilire il valore del bottino prima che sia diviso. Questo è quanto abbiamo stabilito a Tortuga. Se sei d'accordo, metti il tuo nome. Stavo pensando che forse... Oh, non posso negare che tu conosci le coste dei Caraibi meglio di chiunque di noi. Sarebbe stato un vero peccato se avessi sprecato la tua bravura a Port Royal. La mia parte è sempre stata il 10. Non c'è niente da discutere, avrai il 5. Ti toccherà tanto dai primi due bottini da sistemarti per un anno. Che senso ha depredare qualche mercante di cianfrusaglie? Perché non puntiamo su Maracaibo? È ancora il posto più ricco dell'arcipelago spagnolo. Maracaibo è infatti la nostra meta principale, amico mio. Oh, allora firmo. Scrivi il nome lì sotto. E adesso bevi. Verrò quando saremo a Maracaibo. Buonanotte, signori. Nella sua cabina deve firmare un impegno più importante. Fuori! Ho detto fuori! Non potete stare qui. Con una moglie così bella si insospettirebbero. Devo congratularmi per la vostra collaborazione. Così avete salvato tutti e due, almeno per il momento. Tutto quello che dovete fare è guardarmi con occhi da innamorata. E forse ci salveremo facilmente. Siete un mostro. Niente frasi d'amore. Potrebbero sentirci. Avete scoperto il traditore che ha informato questi uomini? Ah, non siete più sicura che sia stato io? Sono sicura soltanto che sarò uccisa prima che finisca questa faccenda. E grazie a voi. Ancora non ci hanno uccisi.
Deve dormire qui. Mi dispiace, ma devo farlo. Hai molta nostalgia della Giamaica. Non gridate quando mi rispondete. Certo. E ancora mi considerate una bestia non degna della società civile? Certo. E siete ancora innamorata del signor Ingram? Ho detto, siete ancora innamorata di quel galantuomo. Non venite accanto a me. Non preoccupatevi, mia cara. Non lo farò. Fino a che non mi chiamerete Jamie Boy. E dovrete farlo 3 volte. Attenta a come mi svegliate, infilzerei chiunque. Sogni d'oro. Cosa vuoi? Sono venuto a presentarvi le mie scuse. Il mio amico si sposa e io dimentico di fargli il regalo di nozze. Era del tesoriere del re. Per la sua luna di miele. Grazie per il regalo, Lich. La visione più bella che abbia mai avuto. Matrimonio in piena regola. Non c'è niente di più bello. È uno strano posto per conficcare una spada proprio sopra la testa della sposa. Stai cercando di impaurirla? La tua presenza impaurisce di più la signora Warren, te l'assicuro, amico. Oh, Jamie, parli in modo molto diverso dal solito. Io ricordo quando con me barattasti quella ragazza di Puerto Velo per 2 barili di rum. Naturalmente questa è migliore. E vale di più. È una bella ragazza, ha una bella prua e vale almeno 3 barili di rum. Perché non ne offrite 5? Non tentarlo, cara, potrebbe farlo. Bella risposta, Jamie. Sembra che ti diverta mettermi in situazioni imbarazzanti. Calmati, cara. E non essere noiosa. Stiamo andando a Maracaibo, Lich. E mi faresti cosa gradita se evitassi di perdere la testa tutte le sere con una bottiglia. Comincio a credere che hai ragione, Jamie Boy. Avrò bisogno della mia testa più di quanto sembra. Fuori da questo letto. Sarà prudente? Non dovevate entrare qui. Siete molto ingrate. Da adesso dormirò con una pistola. E se vi avvicinate vi sparerò. Eccola. Vi autorizzo a far saltare la mia testa. Se sarò così idiota da venire accanto a voi. Ehi, capitano! Dove vi siete cacciato? Abbiamo aperto un altro barile. E togliti di mezzo. Stavo pensando. Pensando? Che cosa? Non lo so. Non lo saprò finché il vento non mi avrà schiarito le idee.
Sir Henry. Jamie Waring, dov'è quel raspo camuffato da uomo? Come siete arrivato qui? Non perderti in chiacchiere! Dov'è nascosto quel disertore? Il capitano Jamie si è fermato a Port Royal per fare provviste. Non sappiamo più niente di lui. Bene, vi darò io sue notizie. Ha lasciato Port Royal con la figlia di Danby che piagnucolava in un sacco. L'ha strappata dalla sua casa come un pelle rossa. Ma che dite, capitano Harry? Stavo tranquillo con la mia nuova parrucca di Lord di Giamaica quando un centinaio di genitori urlanti sono venuti a reclamare la mia vita. Hanno colpito la vostra nave? No, ho dovuto tagliare una dozzina di teste per poter arrivare al porto con tutta la Giamaica che mi tirava pietre. E nascondermi in un carico di puzzolente tonno. Per salpare quella notte stessa e mangiare per 3 giorni pesce crudo. Cosa fate lì impalati? Portatemi della birra o vi taglio la testa. Forza, andate via. Fate posto a Sir Henry. Sedetevi, Sir Henry. Voi pensate che il capitano Jamie sia scappato o che stia venendo qui a Maracaibo? Prego soltanto che Lady Margaret non lo pugnali mentre dorme, perché ho dei progetti su di lui. Li ho preparati mentre venivo qui da Port Royal. Nel momento in cui quello stupido traditore metterà il suo naso qui a Maracaibo, prenderò lui e il suo stato maggiore e li appenderò alla cima dell'albero maestro. E che ne è di Leech, Sir Henry? Non chiamatemi più Sir Henry. La Giamaica è persa il mio titolo con lei. E ora l'unica occasione per sottrarci alla forca del re è convincere Jamie Waring e Billy Leech che se Lady Margaret è ancora in buone condizioni dobbiamo apparire come suoi salvatori. Disponete subito le guardie sulle banchine. E svegliatemi appena avvistate quello stupido innamorato. Siete sveglia? Sì. Sapete nuotare? No. Questo è un guaio. Avete mai visto una battaglia di mare? No. La vedrete molto presto. Una battaglia? Sarà meglio che mi vesta. Non guardate. Ragazza mia, ho altre cose in testa per il momento. Chi ci darà battaglia? Noi stessi. Le mie navi, la Reckness e la Lady Bess, ci aspettano a Maracaibo adesso. Perché non me l'avete detto? Mi avete creato problemi fin da quando siamo partiti. Navi inglesi. Già. Leech e la sua ciurma stanno andando a Maracaibo e si aspettano di trovare pochi cannoni e una vecchia muraglia di pietra e invece troveranno più di 100 cannoni. Fermi dove siete o vi farò saltare in aria. Legateli. Sei diventato matto, pezzo di... Sta zitto! Ma dobbiamo combattere. Vi farò saltare la testa. Sei uno sporco traditore. Mi hai mentito dicendomi che è tua moglie. Su cos'altro mi hai mentito? I tuoi amici mi aspettano a Maracaibo? Amici? Quali amici? Ho fatto un patto con te. Certo, sicuro. Ma tu sei una vecchia volpe, Jamie. Sto dirigendo il Revenge verso Maracaibo io stesso, con la bandiera inglese e con il mio equipaggio a bordo. Spazzerò chiunque mi aspetti fuori dal porto fischiando o sventolando fazzoletti per darti il benvenuto. E porterò la ragazza con me. Non ci verrò con voi. Sarete meglio con me che con Jamie, ve lo prometto. Vi sposerò e non infilerò la spada sopra la vostra testa. Non è meglio farlo fuori adesso? No, non adesso. Potremmo commettere un'ingiustizia. E potrebbe esserci utile il suo perdono. Ma se così non fosse, anziché infilzarlo con una spada, gli riserverò un altro trattamento. Andiamo. No! Lasciatemi! Lasciatemi! State calma. Dovremo aspettare la fine della battaglia per sposarci. Vi prometto che se cominciate a gridare vi infilzerò con la lama della mia spada. È il Revenge, signore. Cosa dobbiamo fare? Aspettate che ormeggi. E se c'è un gentiluomo che si chiama Jamie Waring a bordo, portatelo da me. Vivo, se possibile. Sì, signore.
fa navigare come se fosse un tronco alla deriva. Ha dimenticato come si fa entrare una nave in porto. Non riesco a capirlo. Naviga in modo strano. È completamente matto. È molto carino da parte loro farsi trovare sulla banchina per darci il benvenuto. Su e a dritta. Siete riusciti a rinchiudermi in un buco, farfanti. Ma non vi sbarazzerete di me. Questo è per te. Alza e chiama! Maledetto bastardo, me la pagherai cara! È questo il modo di navigare? Blu deve essere ubriaco. Gli venga un colpo, naviga come se volesse farci saltare in aria. Pronti? Fuoco! Jamie Warren, quel maledetto sporco traditore, ha venduto la sua anima al diavolo. Raggiungete le navi e distruggete quel disertore. Avete sentito? Andiamo! Venti! Ai cannoni del forte! Forza, abbordate! Sul Revenge e dammi 20 uomini. L'aborderò e con la mia spada voglio avere il piacere di sbudellare quel traditore di Jamie Warren. Sì, signore. Il coperchio del boccaporto e venite fuori. Tenetevi pronti, ragazzi. Ehi, che stai facendo lì? Capitano Leach! Guardate! Alzate!
maledetta spia del re. Dov'è lei? Nella mia cabina. Da un bel po' di... Ti avevo messo in guardia dall'incrociare la tua spada con quella di Leech. Togli la mano e fammi vedere, Jamie. Ti ha mancato lo stomaco per un pollice. Ti ha fatto un bel buco, Zampilla sangue come una pompa di sentina. È molto grave? Sanguina un po', ma si rimetterà presto, capitano. Bene. Temevo che volesse farmi un dispetto diventando un fantasma prima del tempo. Lady Margaret, le mie più umili scuse per le buffonate di questo signore che una volta era mio amico. Vi assicuro che qualsiasi offesa che avete subito per causa sua sarà riparata. Lo riporterò a Port Royal e lo appenderò al molo incatenato. E lì avrà modo di pensare ai suoi crimini finché non sarà ucciso. Permettetemi di slegarvi. Io non capisco, Harry, che cosa avete contro il povero Jamie. Sono stato sempre con lui, incollato al suo fianco, e non gli ho visto mai commettere alcun crimine. Tranne qualche piccola debolezza. Ha portato via questa povera innocente dalla casa dei suoi genitori, piegandola ai suoi voleri come un selvaggio. Questo signore è un vero insulto ai principi della civiltà. E farà le sue scuse dalla forca a questa sfortunata ragazza e ai suoi parenti. Lui non mi ha rapita, capitano Morgan. Cosa avete detto? Sono venuta con lui di mia volontà. E potreste giurarlo? Sì, sulla Bibbia. Mi ha chiesto di accompagnarlo in un viaggio per mare. Io risposi che ero felice di andare con lui. E sono profondamente grata al capitano Warren per la sua ospitalità. Questa ragazza è matta. Capitano, ho finito di contare. I pirati hanno avuto 200 morti, 70 feriti e abbiamo fatto 130 prigionieri. Aspetto ordini. Prepariamoci a salpare. Intendo riportare questa folle ragazza subito in Giamaica. Agli ordini. Bene, ci siamo divertiti abbastanza, Tommy Blue. Già, è proprio vero, Harry. Niente più del mare riesce a divertirmi. Lo sai, non ci è voluto molto per portarmi via dalla Giamaica. Non sono il tipo di stare seduto ricoperto di merletti e con una parrucca piena di pidocchi. Questo mare è il mondo disteso davanti a te come un barile d'oro pronto a caderti nelle braccia. Questa è l'unica vita, Harry. Di una parola, i Caraibi saranno tuoi. Capitano Warren! Capitano Warren! Abbandoniamo il ponte, Harry. Sta arrivando l'ultima bordata. Jamie Boy, non dovresti alzarti. Me ne hai già procurati tanti di guai. Torna nella tua cucetta. Oh, Jamie Boy. Sono solo due. Ancora una, ho detto tre volte. Jamie Boy. Tu non mi lascerai in Giamaica. Questo non lo so. Io assaggio sempre una bottiglia di vino prima di comprarla. Forza, dammi un sorso per vedere se mi piace. Come? Niente morsi. Ecco, questa è la fine dei Caraibi.